Ciao a tutti e bentornati a Shadow Tactics Blade of the Shogun. Siamo esattamente dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Abbiamo liberato Mugen con fatica e una strada probabilmente non giusta. E adesso dobbiamo andare a recuperare la sua armatura che si trova. Non so, ci sono vari punti in cui Mugen può recuperare della roba, quindi credo che siano tutti i punti in cui ci siano oggetti della sua armatura. Dovrò cercarli un po' sulla mappa questi punti. Immagino che ci siano varie parti di equipaggiamento sperse, niente di particolarmente complicato, ma spero ci sia già la spada perché vorrei ammazzare questo samurai. I nostri prossimi obiettivi sono recuperare appunto gli oggetti, liberare gli uomini del villaggio, quello che viene interrogato, un gruppo di farmer che sono stati messi insieme nelle stalle. Ok, iniziamo a prendere questo pezzo dell'armatura, vediamo cosa troviamo. Ah no, cazzo dico, l'armatura sta tutta giù allora, sta qua. Però è controllata da lui. Vabbè, lui lo ammazziamo con l'altro, col vecchio, col nuovo sistema. Che dobbiamo fare? Fatevi magari una corsetta. Inizio a pensare che Mugen sia realmente si sia buggato per qualche motivo, che faccia questa posizione, che stia in questa posizione ferma, ma non è francamente un grosso problema. Allora, caro mio Mugen, il primo colpo, come al solito, spetta a te. E poi tu. Ah no, cazzo! Perché si gira verso quello che ha sparato, ovviamente. Quindi non ho ancora molto ben capito come funziona questa cosa e un pochettino me ne dispiaccio. Anche perché credo che in futuro servirà parecchio. Allora, tu risparagli. Ah, devi proprio stare fuori in realtà, fuori dal range. Va bene. Allora, tu siediti qui. Tu. Vieni qui. Spara samurai. E tu, vienilo a uccidere. Cazzo però, un briciolino ci ha feriti. E vorrei evitarlo. Per la serie, 2 volte fa ho giocato una merda e questa volta partiamo già per giocare una merda. Spero di no, spero che queste siano le uniche cazzate che faccio. Ma un pochettino temo, perché quando le cose partono male, di solito difficilmente migliorano. Intanto è morto. Poi, tu, vieni a recuperare la tua roba. Tanto di qua abbiamo già liberato tutto. Sicuramente qua c'era una strada facilissima che io non sono riuscito a prendere, a vedere in nessun modo. Oh, Dai, a te. benissimo. Vivo di Mi nuovo, ora basta possiamo sempre come andare anni alla fa. fattoria principale. I Questa barba si sopravvissuti maspita. dovrebbero essere lì. If we make haste. Oh, finalmente abbiamo. Minchia. Ma sto cannone ce l'abbiamo sempre avuto? Sta figata di cannone ce l'abbiamo sempre avuto? Allora, iniziamo magari ad ammazzare questi qua. Eh no, però tutti mi vedono ovviamente. Direi che posso venirmi a mettere magari qui dietro e colpirli dopo. Perché voglio colpire loro? Perché la potrei saltare, andare a uccidere questi due. Io devo raggiungere la fattoria principale, che è questa qua sopra. Oddio, è questa qua. No, qua devo arrivare. Questo è quello che viene interrogato. Porco cane, quanta gente devo andare a liberare. Qui c'è lui. Gli nostri obiettivi sono là. Vediamo un po' se
Con un pizzico di culo, quando torna la ronda, riusciamo a eliminarli. Magari nel momento in cui stanno facendo la ronda e non cagano il cazzo. E cagano il cazzo lontano dalla vista di quel samurai. Perfetto. Sei un boss, veramente, perché hai fatto quello che dovevi fare senza il benché minimo problema, e questo è stato fantastico. Bene, sposta anche lui magari dalla strada, perché proprio sulla strada a me non piace lasciare. È vero che non c'è più nessuno qui intorno che dovrebbe cagarci la minchia, però a me proprio lasciarli sulla strada non piace. Allora, no, lasciali giù, va. Backyard stables. Ne saranno altri, questi sono tutti morti purtroppo. Adesso abbiamo anche il suo fantastico. Vediamo un po'. Lui purtroppo non può arrampicarsi. È controllato da qualcuno? No. Proviamo un colpo di. Un po' di violenza. Pronti? Perfetto, dai. Bravissimo. Boom. Grande Mugen. E il samurai è andato. Ora che il samurai è andato, tu rimantieni un attimino lì. E cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Innanzitutto eliminare quei due. Mi sembra una buona strada. Vuol dire eliminare uno di questi. Questa strada mi sembra un po' difficile da perseguire, perché o ne spostiamo uno per volta, sarà probabilmente la cosa che dovremo fare, o sarà abbastanza complicato. Allora, tu inizia ad andare a eliminare quei due. E poi ne parliamo. Tu non servi a niente, tu non servi a niente. Aiko-san and Hayato-san nearby. No, Ayako-san e Nayato-san sono vicini. No, stanno seguendo il I generale. Ho un have a messaggio message per for Lord Lord Noboru, Noboru. ma ho The incontrato Dharma Kuma Kuma and e sono nei guai? Non preoccuparti, Yuki-chan, hai salvato le nostre vite, quindi la responsabilità è mia. Porteremo il tuo messaggio insieme. Hi, Mugen-sama. Sì, Mugen-sama. In realtà questa cosa è un po' rischiosa, perché qui c'è qualcosa che fa rumore. Io non vorrei che questi stronzi si girassero. No, sei stato bravissimo e non hai fatto nessun rumore. Mugen è una macchina, solita macchina da guerra. Vabbè, buttali qua adesso, senza fare tanti figli. Mugen è la solita macchina da guerra e questa mi sembra fantastica. Questi due servono, penso. In realtà basterebbe attirarne uno e lo facciamo combattere a lui. Quindi, dove sei? Tu. Vieni un po'. Non vede. Lui non vede. E con questo andiamo alla grande. Tu ti metti qua dietro. Tu anche vieni qua dietro. Poi magari ti metti in piedi in modo da evitare casini. Allora, facciamo un bel giochino. Innanzitutto chiamiamo lui. Ah, cazzo, lui non si muove. Lui non si muove, porco cane, peccato. È un modo per dirti di qua non si passa, si passa dall'altra direzione. Tu sei ben guardato, ma non così tanto come pensi di essere. Allora, muoviamo Yuki e l'andiamo a mettere qua. E Yuki si è fatta sgamare, porca puttana. Stavo dicendo, muoviamo Yuki e l'andiamo a mettere lì. Tu
gira un po' il cazzo che non posso farlo con Yuki, che non abbia funzionato sto giochino. Ah no, che Pichu. Posso fare un'altra cosa. Magari si muovono per... Anche Yuki, vieni in 40 cespugli, va. Magari si muovono per Itachè. Che però lui non vede, perché deve essere in verde perché lo veda, credo. Ma secondo me, se non si è mosso per il suono di Yuki, non si muoverà per Itachè. Ma potrei sbagliare, per carità. E invece si muove per Itachè. Al suo, porco cane, al suo. Quindi niente. Che palle. Ok, ripartiamo da lei. Tu lo controlli, ma ovviamente non lo controlli tutto. Lo controlli solo fino a un certo punto, lì non lo controlli. E qui ci mettiamo noi la trappolotta. Perfetto. Adesso viene e muore. Perfetto. Andiamo a prendere il corpo e lo andiamo a mettere qua. Poi voi due vedete fino lì, tu invece vedi fino lì. No, non può. Voi due non siete aggirabili da questa parte, devo prima ammazzare lui. Ma per ammazzare prima lui, devo prima probabilmente ammazzare loro. Perché? Tanto voi dal basso non vedete, credo, sopra, no? Oh sì. Qualcosa vedono ma non molto. Forse sentono, percepiscono ma non vedono. Proviamo a capirlo un attimino. Vediamo un poco. Ho fatto una cagata. Dov'è Yuki? Ecco, aspetta. È stata intravista per un attimo, ma non ti dirò. Sconditi un poco e vediamo se riusciamo ad ammazzare questo Straw Hat. Ah, ma aspetta, c'è lui, porco cane. Ma lui non vede un cazzo in realtà. No, no. Non era il posto giusto per nascondersi, ma per il resto potrebbe essere la cosa giusta da fare. Bravissima, bravissima. E viene a buttarlo qua. Poi, il problema è che lui sente i rumori. Però in realtà, forse se lui sente i rumori si sposta. Finirà come al solito che avanzerò un sacco di munizioni del vecchietto, lo so già. Quindi in realtà io questi qua sotto forse li posso proprio non fare. Perché dovevano morire? Non hanno ferito nessuno. Per far capire qualcosa, questi uomini del villaggio sono morti perché devono dare un messaggio. Questa è una ragione per sopravvivere. E il problema è che io ho paura che qua faremo rumore a uscire. Però siamo stati abbastanza poco veloci e qualcuno ci ha sgamati. Vediamo chi è stato, perché se qualcuno, come immagino lui, perfetto. Tu, amico mio, torna qua sopra veramente sto giro e vedrai che secondo me, parte fare un rumore d'inferno, secondo me quello là sopra ce lo ammazziamo. Vedi di nuovo?
Forse quando viene fin qua lo prende. Non lo prende. Che c'è sta cazzo di palizzata. Porco cazzo. Ah no, perché è oltre il range. E quindi? Che cazzo ti mando? Qui? Non sarei oltre il range, ma non lo prendi secondo me, perché è troppo. Ma quindi che cazzo serviva quella roba? Devo mandarlo dove per riuscire a farglielo prendere? Fa il pelo, eh. Lo toccava ricaricare. Sei fermo lì adesso. E riproviamoci. Da qua lo prendi. Dovremmo essere vicinissimi. Però lui è anche tanto in alto. Va bene, è morto. Ok, senza più lui. Tanto qua ci sono altri proiettili. Quindi senza più lui, la nostra piccola Yuko non dovrebbe farsi particolari scrupoli ad ammazzare sto figlio di buona donna. Non così però. Ah, però no, ha fallito il colpo, ma è andata bene perché non l'ha visto. È comunque arrivata troppo tardi per poter fare del danno. Vabbè, lascialo qua per ora, va. Tanto da sopra non lo vedono. Chi sei tu? Lukuakamaramanu. Che probabilmente è uno di quelli che dicono sempre che bisogna. Gli sviluppatori del gioco che sono nascosti da qualche parte. Allora, sicuramente c'è da salire di qua. Lasciate che i nemici vengano da noi. Ma noi stiamo arrivando, pian pianino. Bene. Perfetto, e un altro è andato giù. Nel dubbio, come ammazzo loro due? Come cazzo ammazzo loro due? No? No. Interessante. Molto interessante. Dovrei trovare il modo di. Abbiamo i nostri ordini e ne sono molto contento, ma voi cosa dovete fare quindi? Vediamo se l'altro si gira prima. Dai, girati. Ma secondo me dovrei semplicemente essere veloce. Ho fatto una cagata. Qua mi ammazza, di sicuro qua mi ammazzano. Ok, questo è studiato ovviamente per non farti fare quello che volevo fare io. Quello là sopra rimane fermo, ma noi proviamo a mandarli fuori tempo. Lasciate che il nemico venga a noi, questo l'abbiamo capito. Però se riesco a fare una roba del genere, tanto vale mettere qua la trappola e fare questo, credo. Cazzo. Mettiamo qui la trappola, va. Poi appena lui si gira, facciamo una corsa per provare ad attivarlo. Vediamo se casomai ci andasse proprio di culo. Proviamo, eh. È un tentativo. Dai. Tanto l'altro rimane fermo un'ora. Perfetto. Preso. E ammazzato. Ok. E lui è morto.
Oh, mi sta prendendo troppo tempo, poveretto. Vediamo se è così dolce da venire fin qua. Nel caso, beccherà la mia trappoletta. Non sono dell'umore per questo. Vieni, vieni per prendere la trappola. Cazzo, c'era un altro! Cazzo! Sono venuti giù tutti e due! Non ci ho fatto caso! Ah, porco cane. Forse deve prima allontanare lui. Buttiamo lui giù. Mettiamo anche l'altro giù. Che ci riuscisse. Tanto l'altro adesso sono lontani ancora. E poi tuffati anche tu, va. Proviamo a vedere se casomai ci andasse un po' di culo. Perché il problema è l'altro che ci insegue anche, che è quello lì. Eh no, ma aspetta, aspetta, aspetta. L'idea non è sbagliatissima di suo, ma non ci sono i tempi per farla. No, invece ci sono. Perfetto. E un altro è andato. Ok, ammazziamo l'ultimo. Appena è così piccio da venire qua vicino. Salviamo. Nel caso piazziamo la trappola qua se pensa bene di venire. Ma forse no, rimane lì. Sono andati, perfetto. Sai che spostarti. Non ho più tempo purtroppo per mettere la trappola, sarebbe stata una roba carina, ma non ho più il tempo materiale per metterla, credo. Amico mio, tu sei morto. Ok, ucciso questo qua che sicuramente era uno degli sviluppatori. Ci resta da capire come liberare questa strada. E non sarà, credo, qualcosa di facilissimo, liberare quella strada. Perché loro non si fanno distrarre, non si fanno fregare. Credo che la cosa da fare sarà fare il giro e ucciderne uno in un modo e sparare all'altro da lontano. Grosse altre soluzioni, non ne vedo. Comunque, ragazzi, lo faremo la prossima volta. Ci vediamo presto e andremo avanti con Shadow Tactics Blade of the Shogun. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se volete vedere altri gameplay di Shadow Tactics, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Grazie mille!